Siam, adesso lo presentiamo per davvero, un uomo che ha detto che la Puglia non è in vendita e neanche in fitto. Come neanche in fitto? Neanche in vendita. La Puglia non è in fitto. Michi Bemba, aspettate. Buonasera a tutti e a tutte. È un colpo d'occhio che mette i brividi, mi è venuto un po' di tremarella, per dire la verità. Siete un'immagine straordinaria. E il programma per i prossimi 5 anni, amici miei, è quello di un coinvolgimento di tutte le pubbliche amministrazioni qui in Puglia per fare questa battaglia. Non c'è battaglia più importante di questa, lo dico al centro-sinistra. La precarietà non può essere maledetta durante le campagne elettorali e sopportata quando finiscono le campagne elettorali, perché la precarietà è insopportabile per la vita delle persone in carne e ossa. È una condizione drammatica, perché la precarietà non consente di essere uomini e donne liberi, perché la libertà è una chiacchiera, è una bolla di sapone, una farfallina che vola per aria, quando non si accoppia alla possibilità di camminare in maniera libera e indipendente verso il futuro, quando non hai reddito, quando non hai un tetto sopra la testa, quando non puoi accogliere la vita, quando hai paura. La libertà che noi vogliamo è la libertà dalla paura, dalla precarietà, dalla miseria. Questa è la libertà, è una libertà grande, quella che noi vogliamo. Penso che potremo mettere all'ingresso della Puglia, lunedì sera, quando torneremo qui probabilmente, un cartello che dice Puglia, terra deprecarizzata, ecco un programma politico per il futuro. E finisco. Grazie. Io lo so, ed è la cosa più bella che possa capitare a chi vive sulla scena pubblica. Sentire quello che Antonio Gramsci chiamava la connessione sentimentale. Io penso che tra me e il popolo pugliese c'è questo fatto che molti non capiscono, non lo intendono, perché pensano che la politica è misurare i rapporti di forza e fare le strategie, le tattiche, chiudersi nei palazzi, vivere l'alchimia del potere. La politica no, la politica è fare piazza e guardarsi allo specchio, vedere le ferite della comunità e vedere la bellezza da preservare. La politica è dialogare su come stiamo, dialogare sul futuro dei bambini, dialogare sull'accoglienza degli stranieri, dialogare sulle persone diversamente abili, dialogare su quelli che sono inciampati, dialogare su quelli che non ce l'hanno fatta, dialogare per dare speranza a quelli che non ce l'hanno. C'è gente così povera che non ha neanche le parole per dirlo, che non ce la fa. Dobbiamo parlare di loro, dobbiamo occuparci di loro, perché è per loro che dobbiamo costruire un cantiere di speranza, la Puglia migliore, come un'avanguardia dell'Italia migliore. Si fa così, diritti sociali, diritti umani e diritti di libertà. Amici di questa bellissima piazza, se la mia vittoria diventa la vittoria di tanti che non hanno mai vinto, che sono disabituati al verbo vincere, allora è una vittoria più grande. Ma la terza vittoria è quella che mi avete regalato voi già in questa piazza e in tutte le piazze di Puglia. È la vittoria del mio popolo, di questo riconoscerci in parole che sono, badate, parole rare, parole difficili nell'Italia di oggi. L'Italia di oggi non è come qui in questa piazza, è l'Italia che toglie il piatto caldo a 9 bambini in una scuola del Veneto perché i genitori non hanno pagato la retta all'asilo. 9 bambini messi a pane e acqua, questo è quello che c'è nell'Italia di oggi. Nell'Italia di oggi non c'è spirito di solidarietà, si rivendica dalla cattedra del governo la politica della cattiveria, si rivendica una cultura che ci fa vergognare, e noi qui abbiamo provato a fare l'incontrario. Se in Italia si dice
che è vietato accogliere, qui abbiamo detto che non c'è niente di più bello che accogliere, accogliere l'umanità sofferente, accogliere l'umanità dei fuggiati. Questo abbiamo provato a dire. Guardate com'è bella Piazza della Libertà questa sera. E com'è bella questa Puglia, fatta di tante Puglie, questa Puglia che oggi finalmente viene raccontata, viene visitata, viene intervistata, viene interpellata, viene attraversata da viaggiatori, pellegrini, turisti, curiosi. È una Puglia che si sta facendo voler bene nel mondo, è un marchio di eccellenza, è una Puglia che deve insistere puntando sulla cultura e sulla bellezza, puntando sulla natura e sulle giovani generazioni, puntando sul capitale sociale fondamentale che siamo noi, che non deve venire da lontano con sotto forma di moderno colonialismo. La nostra industria più importante è fatta di uomini e donne, di ragazzi e di ragazze e di questa bellezza che dobbiamo custodire e proteggere. Questo è il sogno che mi porto nel cuore, questo è il sogno che vorrei continuasse. La Puglia migliore, l'Italia migliore, domani è il sogno più grande che vogliamo conquistare. Vi abbraccio tutti, ciao!